Beh, allora che c'è? Ti vedo tutto abbattuto. No, niente, così. Ehi, niente, niente, non dovrei riconoscerti. Dai, racconta questo sogno. Non so, questo sogno è un po' strano. Sai, c'eravamo tutti. Stavamo giocando a scopa, no? Io, la mamma, papà, il nonno. C'erano anche i miei tre amici. Maurino e Vito, non so se li ricordi. Io ero l'unico a vincere e gli altri perdevano tutti. Però io ero l'unico ad essere triste e gli altri invece più perdevano e più erano felici. A un certo punto ho bevuto un bicchiere d'acqua, ma amara, zia, amara. Alla fine. Da allora è cambiata la carta. Io ho iniziato a perdere ed ero felice, mentre invece gli altri vincevano ed erano tristi, anzi disperati, piangevano. Vabbè, che cosa ti ha colpito di più, il riso o il pianto? Che cosa ti è rimasto più impresso? Sai, la cosa che mi ha colpito di più è che perdevo ed ero felice. E ridevo anche. Infatti mi sono alzato, sai, quanto ridi troppo. La sensazione. Allora, giocare alle carte vuol dire affari e porta 67. Le carte portano 71 e ce lo devi mettere. E poi? Bere è segno buono e in questo caso porta 35. Vabbè, l'acqua amara però era pure segno buono. Metti il 2 e chiudi la quaderna e gioca al Napoli. Vabbè, e perché a Napoli? Sogno, sognato. A Napoli deve essere giocato. E poi le carte non erano napoletane. Sì, penso di sì. Allora, vedi? Secondo te? Beh, mamma si è fatto tardi, me ne devo andare. E dovevi andare? Non sono fatti tuoi. No, non sono in piccola, però state attenta. 1, 2, 3, 4. A ballati, femmine belle maritati. Se non ballati buono, non fai canto e non fai sono. Se non ballati pulito, non fai donna, non buono zito. Se non ballati cucchia, non sei latte, non sei scucchia. Zicchete, zicchete, zago, come lo picchino, buono va. E zicchete, zicchete, zago, come lo picchino, buono va. E zicchete, zicchete, zago, come lo picchino, buono va. E zicchete, zicchete, zago, come lo picchino, buono va. Ci prende se guagnano se la tene sempre a mano, la tene disa disa non se buca la camisa, la tene paro cucchia non se latte non se scucchia, la tene toia toi una chiatta patina di coi, la tene piano piano mozzicata con una mano, a zicchete zicchete da come lo picchino quando va, e zicchete zicchete da come lo picchino quando va, e zicchete zicchete da come lo picchino quando va, e zicchete zicchete da come lo picchino quando va. E chi ci tiene? E chi ci tiene? Tu? Che pensi sempre alle zoccole? Niente vali, niente, anzi, meno di niente. E tu che vali? E tu cosa vali? Hai rovinato la famiglia, hai rovinato i tuoi figli, non rispetto. sanno neanche che cos'è il rispetto. Guarda che sei tu a dare gli esempi. Ognuno riceve lo schifo che si merita. E tu hai fatto sempre schifo. Modere le parole se non vuoi che le faccio a chi? mangiare con tutta la A chi mi fai mangiare? A chi? Prova solo a toccarmi con un dito e giuro che ti denuncio. Chiamo i carabinieri, quanto è vero il Dio. Anzi, ti ammazzo proprio con le mie Non mani. preoccuparti, non ti tocco. E sai perché non ti tocco? Perché mi fai schifo. Io ti faccio schifo. Brutto bastardo vigliacco. Addio, Ah no? E non ti controllare. Vediamo che sai fare. Vediamo se vale veramente qualcosa. Perché tu solo questo sai fare. Battere la moglie e andare con le mani. Champagne. Forza! Scadetta, ma sempre, sempre. E questo è il tuo livello. Sei nato per questo. Cento tavole Vediamo in maglioni. puttana, ecco quello che sei. Non ci ne è, Non ci puttana. ne è, Eppure è Gesù, Dello prendi. scavo. E zigga zigga zaga, come lo picchino quando va. E zigga zigga zaga, come lo picchino quando va. E zigga zigga zaga, come lo picchino quando va. Aldo! Aldo!
Aldo! Ah, sì, qua! Gli piaci? Se vuoi, di chiamarlo, per favore. Vieni. Allora, mi dicevi? Sono venuto a portarle il capitolo. Ah, sì, sì, il capitolo. Il penultimo capitolo della tesi. Sì, 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 la tesi, sì, l'ultimo capitolo, la tesi su... Su Bodini. Beh, come va? Modestamente sono abbastanza soddisfatto. Lei che ne dice? Beh, sì, io dico che va abbastanza bene, c'è qualche ritocco qua e là, giusto? Nel complesso, sì, sì, sì. Credo di potercela fare entro 15 giorni. A lei le va bene per il 20 di agosto? Il 20 di agosto? Il 20 di agosto dovrei essere impegnato un matrimonio, all'estero per di più. Non lo so. Sonia, cara, quando torniamo da Rio? Penso a fine di agosto. Fine di agosto? Quindi noi potremmo vederci per il 2 di settembre. Lo stesso per te, in fondo sono pochi giorni, no? Beh, insomma, mi sarebbe piaciuto... Quindi, sono pochi giorni, comporta qualcosa per te, no? 2 di settembre, quindi potremmo vederci, eh? Vabbè, va bene? E poi ci mettiamo d'accordo, non dovrebbero sorgere problemi. Io sono sempre a disposizione dei miei ragazzi, eh? D'accordo? Vabbè, ciao, ti saluto, ciao, salve. Ciao. Salve. Perché non parli? Dimmi. Ma che cosa ti devo dire? Arrivi con un'ora di ritardo e mi dici che hai posticipato la laurea. E addio, viaggio a settembre. Devo fare salti di gioia. Guarda che la laurea prima di tutto non l'ho posticipata io. Io gli ho detto che potevo portarglielo fra 15 giorni, l'ultimo capitolo. Soltanto che lui ha un matrimonio fuori nazione. E poi cosa? No, niente. No, adesso me lo devi dire. È che, beh, io mi voglio sposare, voglio avere una famiglia. Eh sì, certo, pure io, ne abbiamo parlato tante volte. E ogni volta è successo qualcosa, o è saltata la laurea, o qualcuno si è ammalato e è morto, tu non hai potuto studiare. Insomma, io ho paura. Dai, sta facendo prendere dall'angoscia adesso. Sara, ma tu me ne vuoi bene? È certo che ti voglio bene. Ma è proprio amore o solamente bene? No, è proprio amore. Federico. Come Federico? No, il primo bambino, se è maschietto vorrei chiamarlo Federico. Femminuccia. Eleonora. No, Eleonora no, dai. Eleonora porta spurca. C'era uno in televisione, mamma mia quanto era sfigata, Vanessa. Sì, che noi invece siamo fortunati. Vabbè, dai. C'è chi sta peggio. Due genitori sfigati criticano sempre. Una ragazza insoddisfatta. Io che non riesco a laurearmi, e anche se ce la farò, forse nemmeno riesco a trovare lavoro. Ma secondo voi c'è qualcuno che sta peggio di me? Ma sì, adesso ti sembra tutto difficile perché il momento è delicato. Però proprio in queste situazioni l'uomo tira fuori le palle. Oxford! Il fatto è che qua non c'è una lira. Non c'è lavoro, non ci sono soldi. Ogni problema è gigante. Per esempio, tu immagini, dopo laureato, se tu sapessi già che potessi lavorare, lei mica avrebbe paura. Non è questione di soldi. Cioè, sì, pure quelli. Però è che vogliamo troppe cose dalla vita. Magari quelle sbagliate, che poi neanche ti servono. Eppure che c'ha tutti i soldi del mondo, alla fine non ti bastano. Sì, se vinco 30 miliardi, giuro che non voglio più niente della vita. A me mi bastano. E che te ne fai di 30 miliardi? Sentiamo. Prima di tutto mi compro una BMW, che neanche te la immagini. La BMW, con 30 miliardi la BMW, e mo te spugno il ciannecchio. La Ferrari da accattare, la Ferrari. Lo stabilimento della Ferrari. E poi, sentiamo. Me ne vado in California. Mi compro una bella villa sulla spiaggia, mi faccio cacciare la sdraio, due ombrelloni, mi faccio mettere la Ferrari sotto gli ombrelloni, a una mano il cocktail e all'altra mi faccio vento col borchetto degli assegni. E poi voglio vedere se non viene qualche bella californiana per dirmi scusami, ti posso soffiare anch'io. Sì, però questi non sono progetti, sono sogni. Una volta che li hai realizzati, fine. Progetto è, che ne so, costruire un'industria,
sposarsi e fare famiglia, oppure, che ne so, cornuto mio questo. Cornuto, c'era il rosso! Ma come cazzo hai fatto? Alberto, Maria Grazia plena, ora pro nobis, svegliati! Sto sognando qua. Eh sì, la Madonna di Fatima. Dai, devi andare dal dottore. Perché, scusa? Perché se ieri sera rientravi prima, lo sapevi, la zia ieri è caduta. La zia? Non aveva fatto neanche 200 metri che ha preso una buca. E l'abbiamo portata al pronto soccorso. No, gli hanno scritto la cura. Possibile. E pensate che gliel'avevo detto di starsi attenta. E poi devi farti segnare, già che ci sei, gli antibiotici per papà. Per papà? Sì, a Ferragosto. Per raffreddore. No, no, sai che quello se non c'ha gli antibiotici diventa una belva. Sì, al massimo una scialla che potevi dire. Però tu mica lo sapevi che c'era il rosso. E che noi avevamo forato. E che la zia ti faceva male. E che tuo padre ci aveva lasciati. Tu lo sapevi, Ma dai ragazzi, ma stiamo scherzando. Cioè, sono solo combinazioni. Quando mi ci metto non indovino nulla. Vabbè, cioè, magari. Cioè, magari per le cosette. Però se si tratta di salute o di cose più importanti. Che ne sai? Perché non proviamo a giocare? Ma dai, su, ma non è così che si fanno i soldi. E come? Come suo fratello che è fissato con le canzoni. Ah, a proposito, non è che conoscete qualcuno che suona bene la fisarmonica? E perché tuo fratello ha cambiato genere? Che ha fatto? No, è che deve suonare a un matrimonio. Roba da vecchi. Cioè, lui è vecchio, ma lei è una brasiliana di 30 anni. Un certo Scardone invece. Alfredo Scardone per caso hai detto? Sì. Professore di Lecce. Sì, mi sembra che è professore. Aspita, è il mio professore. Cioè, mi aveva detto che andava un po' a matrimonio, ma non pensavo fosse il suo. Cioè, per la serie questo qua, se mi dice che va a un funerale non lo vedo più. Oh, raga, sai che vi dico? Non ci perdiamo a chiacchiere. Proviamo a giocare. Alberto. A pensarci, io una paterna ce l'avrei anche. Ho fatto un sogno e mia zia me l'ha sviluppato. Cioè, possiamo anche provare a giocare al lotto, per esempio. Tu la metti al lotto? A tutto dobbiamo giocare. Sì, però a me mi mancano 4 soldi per fare una lira. Tu non ti preoccupare. Tu dacci le combinazioni. Poi, per i soldi ce la vediamo. Vero? Ok.
vince o non si vince. Non butta la carta a terra. Pipì, ti chiedi altro? Pipì, pipì. Ma la sai che c'è abitata la massisuola? Allora, va a picchiare la culo alla campagna. No, pipì, lascia. Pipì, lascia stare questo. Sì, però almeno non nominati carta a terra, no? Vabbè, è successo. Comunque per me dobbiamo dettare. Cioè, secondo me non possiamo mollare così. Secondo me questa cosa qua la dobbiamo portare avanti. La dobbiamo studiare, proprio scientifica. Perché non andiamo dallo psicologo? Io posso parlare con mio cugino, Tonino. È psicologo? No, Portantino, però è sindacalista. Ho capito. Magari. L'avevo detto io. Cioè, 80 euro per cosa? Per farci dire che invece che scienza è parascienza? Sì, Ezio si paraculo! Ma che vedo mio cugino Tonino, lo sputo in occhio. Magari. Bello il consiglio, mio cugino Tonino! Infame. Però raga, mica possiamo mollare. Comunque, io un'altra idea ce l'avrei. Sarebbe? Anton Silvio Merlino, il mago... Oh, garantito, Merlino. Sicuro, Cioè, vediamo. Le virtù dell'occulto al servizio del bene e della speranza. Magia bianca, magia rossa, magia verde. Ai. Siamo pazzi? Da un mago? Io non ci sono mai stato da un mago. Possiamo anche provare. Ma comunque è garantito ed economico, No, no. Ragazzi, no. Non mi interessa, no. Beh. Assolutamente no. Va bene? Cosa volete da questo umile servitore? Il fatto è che il giovane Alberto ha previsto in più di qualche circostanza delle cose, cioè cose da poco, cosucce, però vorremmo raffinare la sua tecnica per, non so, adoperarle meglio, che ne so. I doni divini devono essere amplificati, devono essere controllati, ma mai a proprio esclusivo vantaggio. Questo ragazzo ha delle grandi doti, però deve avere anche delle doti di generosità. Tu sei generoso, aiuti gli oppressi, favorisci delle opere pie. No, poi gli amici è generoso, generoso sempre, ed è anche sincero. Ma gli amici solo non basta. Troppo facile gli amici. Dai Alberto, dimostra quanto sei bravo.
Bene. Vieni, figliolo. Vieni alla luce di Matt. Su. Questo ragazzo ha veramente dei grandi poteri. Io potrei anche istruirlo, però... Però? Però vedo nel suo addestramento un grande pericolo. Ma quale pericolo? È un bravo ragazzo. Sì, lo so. Ma sarebbe meglio che lo dimostrasse. Dai, Alberto, dimostra quanto sei bravo. Dai, Alberto, fai vedere che sei generoso, dai. No, è timido, maestro. E se Mavro è sempre il primo che dà i soldi spicci a quelli che lavano il vetro. Dai, certo. No, ragazzi, basta. La bravura si è finita. Anzi, l'ultimo tettero li ho prestati proprio a te, vero? Ma quando? Come ma quando? Scusa, non ero io quello generoso che prestava i soldi agli amici? Non ti ricordi? E quello sincero che non dice bugie? Vedi, maestro, che è troppo generoso l'amico. Oh, alla fine qualche giorno quello si rovina. Anzi, adesso che mi sto ricordando, tu non mi dovevi restituire oggi. Io ho dimenticato il portafoglio a casa, mi dispiace. No, no, il telefono che ti ho prestato, lo dai in beneficenza ai bambini del Ruanda. E tu, Vito? Mi scuso, maestro, ma si è fatto tardi. Sì, si è fatto tardissimo, tardissimo. Non siamo andati del telefono, è un mistero. La famiglia, comunque il numero è sempre quello, maestro, per qualsiasi cosa. Comunque noi andiamo perché è tardissimo. Noi per qualsiasi cosa verremo da lei, maestro, non dubiti. Un maestrone, andiamo. Grazie, buonasera. Saluti a casa. Dove cazzo mi hai portato? Alberto. Ma dai. Oh. Vabbè, comunque voglio dire una cosa, cioè così. Che c'è? Oh, Scardone. E chi è sto Scardone? Come che è? Il professore di Alberto, porca puttana. Vero. Madonna, è davvero. È morto. E pensare che me l'aveva detto. Quando l'aveva detto? Come quando? Ha detto e pensare che se lui mi dice che va a un funerale non lo rivedo più. Ho letto il lavoro. L'impianto è valido. Però ci sono delle affermazioni particolari che non condivido affatto. In particolare nella nome dei Borboni, nella critica. Però, d'altra parte è anche vero che ho apprezzato alcune descrizioni particolareggiate del contesto storico-politico e anche alcune note del carattere dell'autore. Allora lei crede che si possa fare? Alberto, l'avete sentito? L'avete visto? No, io non l'ho visto. Io l'ho sentito oggi. E come stava? Stava depresso, immagino. No, felice. Uscendo dal mago, ha trovato un portaspiccioli con 150 euro. Porca. A qua mi sembra che i veri depressi siano proprio. Oh, e se fosse proprio quello? La depressione. Pensateci, ogni volta che ho fatto le previsioni lui era depresso. Ma insomma. Però in effetti. A me sembra una cazzata. Forse come gli artisti, che quando sono depressi, creano. Se è così è fatto. Vedi che si sistema tutto. E soltanto potessi metterci un po' di più. Sì, ma prima di dirlo, Alberto. Fai sempre pessimista tu comunque. Ma che io vorrei vedere già tutto sistemato, tu magari con un lavoro, io con un bel bambino. Sì, però dovremmo fare un po' le prove, no? Non credi? Il corso prematrimoniale? No, no, per il bambino. Porco! Ma porca puttana, dico, scusa, ma ti sembra giusto? A me chi mi dice che tu prima mi usi e poi mi lasci? Dopo 3 anni ti lascio. Non è mica il primo caso, voi uomini sapete fare pure peggio. Vanessa, io ti voglio bene, però capisci, no? Dopo tanto tempo, cioè a volte è difficile resistere. Dai, mo che c'è? Che c'è adesso, dimmi. Tu con me per quello stai, per un capriccio, perché non mi hai ancora avuta. Ma che dici? Ma secondo te? Me lo sento che mi lasci. Ma perché dovevi lasciarti? Allora dimmi che non mi chiedi più quelle cose finché non siamo sposati.
Va bene, te lo prometto. Però almeno un bacetto uno, dai. No, sto ancora turbata. Vabbè, non sai chi ti passa il turbamento. Prendemelo prima tu. E allora giura che mi ami. Giuro, ti amo. E che non mi chiedi più quelle porcherie. Quali porcherie, mo? Allora vedi. Studiando? Ah, niente di particolare, ma sto studiacchiando, sto preso da tantissime cose. No, è l'ultimo capitolo più o meno della tesi. No, ma no, ancora tesi? Sì, per poco. Allora, come mai qua alle 7:30? No, ho fatto un giro, sono passati vicino a casa e già che ci siamo fermati. Fatto bene. Niente, ho fatto qualcosa? Sì, cannelloni per tutti. Panino. Passa il caffè, facciamo un caffè, dai. Sì, io intanto posso andare un attimo in bagno? Sì, Mauro, però vedi che sta tutto in disordine, anzi aspetta che vengo. No, 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 fai un caffè. Vai, facciamo un caffè. Ha detto che per le 5 stava qui. Ma sono già le 5, Arriva. Ragazzi! Ciao, Marco, siediti, ragazzi. Mi volevate parlare? Ecco l'uomo del click d'oro. Lascio perdere. Francuccio, sì, sta stata bandiera, sta aspettando. No, vabbè, comunque lascialo stare, dai. Scherzo, Franco, non ti preoccupare. Senti un attimo. Sì, ti volevamo far conoscere una ragazza. Se... Che questa ragazza? Scusa, perché? Come mai questa ragazza? Gli amici che servono, Franco, scusa. È una ragazza, è una bella ragazza. Merita. Ma è libera? Sì. In teoria sì, ma non in pratica. No, aspetta. Scusate, io vado un attimo al bagno, eh. In pratica, siccome Alberto è il nostro amico, è fidanzato con Vanessa da 3 anni e si conosce bene con i suoi genitori, sta cercando un motivo valido per lasciarsi. Trovando un uomo in una macchina con lei sola, magari... Tutto è fatto. Certo. Ma io rischio qualcosa? No. No. Che se è proprio lui che sta chiedendo il nostro aiuto. Anzi, aspetta, adesso lo chiamo, così... Aspetta, così faccio parlare anche con lui. Aspetta. Siamo sicuri? Ehi, Alberto! Aspetta. Alberto, ehi, sì, Mauro. Ascolta, sto con Francuccio, sì, quello là, quell'amico mio che devo... Sì, ti vorrebbe parlare, giusto per avere anche una spiegazione. Ok, va bene, sì, certo. Tieni, te lo passo, fatti... Sì? Sì. Sì? Sì. No, è che... No, prego, di niente. Addirittura fa così? Sì che mi piace. Certo. Addirittura. No, prego. No, di niente. Ciao. Grazie a te, ciao. Allora?
Beh, insomma, se vi fa piacere. Capito tutto? Allora, voi chiedete alla ragazza di accompagnarvi a scegliere il regalo ad Alberto, visto che la prossima settimana è il suo compleanno. All'appuntamento ci vado io. Le dirò che voi avete avuto un problema con la macchina, sì, che l'accompagnerò da voi. Cioè, quando sarò in macchina, poi passerò dal bar, sì, dove siete voi con Alberto. Vabbè. Non incominciamo a parlare di soldi, perché è un discorso che mi agita, per piacere. Io ho deciso di fregarmene di tutto. L'unica cosa che mi potrebbe dar fastidio è qualche problema di salute, eventualmente le corna. A proposito, come va con Vanessa? In che senso, scusa? No, così per chiedere, eh. Oh, ho sentito che avete avuto dei litigi. No, è che ultimamente ci vediamo poco. Un po' perché lei comunque lavora di giorno e io riesco a studiare soltanto la sera. E il pomeriggio? No. Lavora. Anche il pomeriggio, sì. E quindi... Ah, non era lei allora, che l'avevo visto passare. Dove? A piedi, qui. Se l'ho vista pure io, adesso. Adesso, ecco. No, non è possibile. Effettivamente è lei. Te l'ho detto che era lei. Ma con quale macchina va? Non lo so. La macchina sua? Non lo so. Vabbè, sarà quella di un collega, sono andati a fare una pausa pranzo. Non lo so. Senti, Lino, con la macchina stai? Sì, con quella di mio padre. Le chiavi dammi fuori. Le chiavi. No, tu sei capace di fare una stronzata, al limite ti accompagniamo io e Vito. Dai, no, non li perdiamo, tranquilli. Aspettiamo. Sì, va bene, però a uno come me che è 10 anni nella speciale non puoi dirgli che non gli piace il lavoro. Vabbè, questo arriva, fa la sentrata scenica, vuole farsi notare. Poi con questo rischio attentati. Sì, capisco, attentati, però non mi deve mettere i piedi sopra. Ehi, guarda quella macchina lì, quella che costeggia la ferrovia. C'è un'altra dietro, ma questa non è zona di sbarco. Forse fa il palo. Che dici, interveniamo? Sì. Dai, ok, comunica alla centrale. Volfuna centrale, ci sono 2 auto sospette lungo la ferrovia al chilometro 16. Stiamo intervenendo. Ma che cazzo stanno facendo? Che cazzo faccio? Oh. Lasciamo perdere, che è meglio, dai. Ma con che cazzo sta questa? Come lasciamo perdere, Vito? Beh, dai, andiamoci, lasciamo perdere. Sì, guarda. Polizia, dai, forza, vieni fuori. Oh. E che cazzo, non stiamo facendo niente, dai, ragazzi, poche chiacchiere, dai. Dai, che ci fate qui? No, lì c'è la ragazza sua, però come vedete non sta con lui. Scusa, la pistola? Okay. Tu tieni d'occhio. Ok. Oggi ci mettiamo. Scusa un attimo. Francuccio! Dai, Francuccio, vieni fuori, dai! Francuccio! Che cazzo, dai, non fare lo stronzo, cerca di scendere. Che cazzo è questo? Polizia, su, venite fuori. Ma cosa sta succedendo? Oh no, era tutto uno scherzo. Francuccio! Era uno scherzo. Che cazzo vuoi? Possiamo andare? Ok, vada pure. Vai, aspetta. Che cazzo vuol dire questo? Stavamo solo girando. Senti, io dovrei stendere il verbale, però visto la situazione mi puoi chiamare domani.
Ma gli hai dato il tuo cellulare? Sì. E da quando qua si dà il tuo cellulare? Sei gelosa. Respiro ampietudine te firma, che tremulo alle mani, ulia cubegno e cupo su punta, camaus ogni mattina e Gesù fuore sperando ca, suenno e verità. Cuore innamorato e libertà. Fatte dire che per l'amore non puoi morire, balla mia già la gente gli è si fuore con la suture l'uma di core e la sa fa che più presto passa e poi ti scorda, ma balla ci tieni l'anche con la spalla pane la mossa di oro bianche riti con lui che ci te parla. Io ballo vero giù chi non te scerri, e passano le estati e poi gli inverni. E sta pura casa per di sale, come uso pure l'acqua del mare. E sta per di sale, come uso pure l'acqua del mare. Vieni per giù caruso e fatte dire che per l'amore se può soffrire. Una cazzata. Ah, tu l'avevi detto. Senti, e Vito? Sono 3 giorni che si è fidanzato. Cosa? Con la diarrea. Chiuso per cessare l'attività. Ma è pazzo. Boh. Ah, il postino. Ah, lo conosco, Nicola. Nicola! Nicola, scusa. Dimmi. Buonasera Nico, scusa, sai niente di Pippi? No, non so niente, perché? Sta chiuso Nicolì. È un mistero, eh. Ah, ti rimasti disoccupati. Ah, ah. Nico. Nico, col caldo mi fa queste battute, dai, lasciamo per non sa niente. A proposito, tu non sei cecconellino? Sì. Sì, Nico. Ho una cartolina per te. Cartolina. La California. 67, 71, 35. 2.13 Pipi 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 forse Pipi. Ballati, femmine bende maritati, se non ballati buono non pe canto e non pe sono, se non ballati pulito non pe donno buono zito, se non ballati cucchia non se latte non se scucchia, zicchete zicchete zago, quello picchino buono.
mondo va, e zigata zigata da, come lo picchi lo mondo va, e zigata zigata da, come lo picchi lo mondo va, e zigata zigata da, come lo picchi lo mondo va. Darci prese se guagnano se la tene sempre a mano, la tene disa disa non se buca la camisa, la tene paro cucchia non se latte non se scucchia, la tene toia toi una chiatta basilicoi, la tene piano piano mozzicata con una mano, a zigata zigata da come lo picchino quando va, e zigata zigata da come lo picchino quando va, e zigata zigata da come lo picchino quando va, e zigata zigata da come lo picchino quando va. Nazionate per un tiro, vedi per cane fucimo, fucimo piano piano mozzicati con una mano, fucimo paro cucchia rossa e latte non si scucchia, fucimo toi toi una chiatta fatti di voi, fucimo piano piano mozzicati con una mano, a zicchete zicchete da, come lo picchino mondo va, e zicchete zicchete da, come lo picchino mondo va, e zicchete zicchete da, come lo picchino mondo va, e zicchete zicchete da, come lo picchino mondo va. L'arciprete dei guagnano se la tene sempre a mano, la tene visa visa non se buca la camisa, la tene paro cucchia non se latte non se scucchia, la tene toi toi una che tappasini poi, la tene piano piano mozzicata con una mano, a zigata zigata da come lo picchino mondo va, e zigata zigata da come lo picchino mondo va, e zigata zigata da come lo picchino mondo va, e zigata zigata da come lo picchino mondo va. Nattonata per un tiro, vedi per cane fucimo, fucimo piano piano mozzicati con una mano, fucimo paro cucchia rossa e latte non si scucchia, fucimo toi toi una chiatta fasini voi, fucimo piano piano mozzicati con una mano.